Solo le ali di un falco sono libere dalle acque che ci vincolano. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Falconer, creato da Thomas Sala. Questo è un gioco sviluppato da una sola persona. Costa 29,99 su Steam. Lo trovate a volte, come in questo momento in cui sto registrando, in sconto a 23,99. È un gioco che ha visto lo sviluppatore anche, diciamo, protagonista di una polemica, perché lui infatti aveva detto: ci sono delle recensioni pessime da persone che non hanno manco provato il gioco, quindi quindi lo proviamo all'inizio. Io l'ho già provato un pochino quando uscì, a inizio novembre, poi per colpa di altri video da fare, insomma, non ho più avuto modo di registrarlo, quindi lo cominciamo dall'inizio, insomma. Non è male lo sviluppo perché devo dire che è stato portato avanti bene in quanto è stato rilasciato già un DLC gratuito che è quello del Kraken, quindi è stato aggiunto il Kraken. Che cosa saremo? Saremo, lo definisco un falconiere, saremo dei piloti di questo falco volante che poi potremo anche andare a potenziare. Voleremo su un mondo in grafica low poly, dove potremo fare varie cose. Ripristiniamo il profilo, così ripartiamo dall'inizio con una difficoltà normale, ma in realtà adesso il gioco è in italiano, lo metto facile, giusto perché non è semplicissimo, quindi non voglio fare eccessive figure. No, quello che voglio dirvi è che è stato fatto un cambiamento, che ho notato, a livello di controlli. Era veramente When we proibitivo die in con this tastiera e case, the mouse. Infatti Falconers adesso è will stata levata. message Da Steam c'è proprio themselves. scritto che si gioca solo col pad. They carry Quando eravamo piccoli, i memories, falconieri erano feelings, messaggeri e fear. guardiani e si portavano ricordi e Now spiriti those items nell'aldilà. are Ora tali lost, origini our sono andate lives and perdute, le memories loro are vite e lost i to loro battle. ricordi sono But you persi in can learn battaglia. from Ma puoi ancora their imparare memories da loro. I falling loro through the ricordi si tides of liberano life's sopra le nuvole, mysteries. sopra i Let us mari. find how Scopriamo the le storie stories rimaste in remain questi these frammenti fragments che le of correnti ci currents hanno taught portato. us. Allora, quello che faremo in gioco sarà ovviamente effettuare combattimenti aerei, combattimenti contro navi volanti, contro altri falconieri Imperial e Peak is the compiti anche Imperial di seat, consegna. Il the mondo è highest attainable molto feat in bello l'Empire. perché c'è questo mondo con questo Towering over faro, insomma, Imperial Harbor, siamo al prologo, il Mercy picco is imperiale, sede inhabitants del trono, granted to the posto planet più those importante, grants. sovrasta porto Only those imperiale who e serve the USA. I Empress suoi ever abitanti non purge conoscono sofferenze, generations in who pratica set sono foot quelli on agiati e marble sotto floor. abitano i Choose now poveri. what stories. Possiamo scegliere un Choose now personaggio what stories and all'inizio memories che await you. credo non vada a What can be cambiare gleaned from these lives? granché. Choose now what stories and memories await you. What can be gleaned from these lives? Guardia Marina, io faccio, boh, non so, piace questo, simpatico questo. E poi si può andare anche a cambiare l'aspetto, quindi non solo il nome ma anche l'aspetto, io lo tengo questo. E poi ci saranno varie classi da scegliere Ascend che now. andranno a modificare le nostre. Attention applicants, your Vabbè, emperor needs insomma. you. Una peculiarità di questo gioco è che dovete seguire la storia, nel senso che ovviamente è un mondo in cui si vola principalmente, quindi non avremo modo di camminare a terra, però bisogna seguire la storia. In pratica non è sicuramente un gioco per tutti, ma è un gioco che per essere sviluppato da una persona sola è interessante. Dovremmo fare una sorta di addestramento, ora vi faccio vedere. È un gioco abbastanza cattivello. Allora, qua siamo noi volando. Vedete che con il tasto, il grilletto sinistro si prende il volo. Graficamente è low poly, come vi dicevo, un po' mi ricorda un po' anche Wildlands come grafica, come un sacco di altri giochi che adesso non mi vengono in mente. Praticamente andando in discesa, così come in Flight Simulator, si prende velocità. Il tuo rapace accumula energia per compiere scatti. Dorsale sinistro, facciamo lo scatto. Effetto un giro mentre scatti. Dorsale sinistro, scatto e giro. Effetto un giro mentre scatti. Allora, vedete che poi si va a consumare la barra blu che vedete. Ok, e si può invece premere rapidamente appunto per fare il giro e quindi andare a fare le acrobazie, manco fossimo su un caccia, invece siamo su un falco. Scopri porto imperiale. Allora andiamo a vedere, questo è il porto imperiale, quindi la parte bassa del picco. Lì è agiati, insomma, e qua c'è il porto.
supporto imperiale, questo è veramente carino come cosa. Poi avremo modo anche di fermarci nei vari posti. Questo è picco imperiale, come vi dicevo, base. Dovremmo andare dove ci dice il... questo accelero. Oppure possiamo andare in alto e poi prendere velocità andando in giù. Comunque il porto è qua. Il porto imperiale è questo. Eccolo lì. Ora partiamo alla prossima tappa e sbarazziamoci dei palloni di sbarramento. Ok, adesso ci verranno date anche le armi. Un'arma che si ricarica con la potenza del fulmine. Quindi dovremmo entrare nelle tempeste e ricaricare l'arma. Vedete che adesso è abbastanza originale come meccanica. Allora, stiamo andando qua. Ci sono i palloni. Adesso avremo l'arma. Vedete che uso il tasto, il letto destro per sparare. Sto usando un pad della 360, della Xbox One. Ma è giocabile con qualsiasi pad, insomma. Ormai tutti i pad prendono da quello della PS4 o dall'Xbox. Allora, distrugge tutte le mine. E le mine dove sono? Eccola lì. Ottimo lavoro, la tua arma è ricco e preziosa. Dobbiamo ricaricarla mediante una tempesta nei paraggi. Quindi vedete che poi ci sono le navi volanti, un po' stile steampunk. Dobbiamo andare di là, quindi adesso accelero, vado ad accelerare un pochino il tempo. Cioè la velocità, scusate. Ricarica le munizioni, dobbiamo volatare le nuvole e attirare un fulmine. A qualsiasi segnale di suo riscaldamento, scendi, ok, eccolo lì il fulmine. Vedete che quando le pile sulle nostre spalle sono lampeggiano, insomma, usciamo. Allora, con la X blocco il bersaglio, che non ho idea di la X che cosa intenda. Comunque adesso ci vado, dovrebbe essere la X del pad. Quello, vedete qua sulla mappa in basso a destra, è il fulmine. Dobbiamo andare di là. Adesso accelero. E poi sparando si va in teoria a scaricare l'arma. Ok, l'ho bloccato. Prendi di mira componente della chiata della torretta. Ok. Col tasto A. Bersaglio intermedio. Ok, posso andare a scegliere un punto del bersaglio e B, inseguimento del bersaglio. Ok. Sì, no, comunque mi ricordo che col pad era abbastanza tosta come cosa. Ok, ho distrutto un elemento del bersaglio, quindi con uno ho targettato tutto, con l'altro ho targettato un altro punto. Eccellente, c'è un'altra chiata più avanti, questa volta la distruggeremo bombardandola. Questa è tosta come cosa, perché... Santuario della Roccia, ho scoperto un'altra zona. Ovviamente non dovete aspettarvi delle zone cariche di roba da fare, perché alla fine è un mondo bello da vedere, c'è tutta la storia, quindi vi prenderà. Se vi piacciono le mount volanti nei giochi di ruolo online, negli MMORPG, vi piace questo tipo di ambientazione, può essere una bella avventura, perché graficamente è veramente molto carina. È stato aggiunto. Allora, grilletto sinistro, farina e tuffo. Ola. Raccogli una mina dall'acqua. Ok, dobbiamo raccogliere una mina dall'acqua. Ok, abbiamo preso la mina. Pulsante dorsale. Devo selezionare la cosa. Ok, speriamo di farcela. Devo stare attento a non... Ok. Mannaggia, sono veramente scarso. Allora, adesso andiamo a prenderla. Ok. No, perché questo qua è il tutorial, ma in realtà sono morto 25 volte nella mia partita, perché ho sbagliato a... Ok, adesso dovrebbe essere giusta. Le palle. Quindi continuiamo. Adesso quella mina lì rimbalza, ma... Ok, prendo questa. Scontrati contro le forze ostili. Sì. Allora, dov'è sta nave? Lì. Ok, non male. Torniamo al palazzo. Sì, ce l'ho fatta, però... Secondo me un centimetro più in basso ed ero morto. Il bello di questo, almeno nel prologo, è che se fallite rifate tutto, c'è tutto. Cioè, distruggere i due bersagli, quindi cerchiamo di andare avanti senza complicarci troppo la vita. Tra l'altro, non mi ha preso e non so perché la difficoltà facile, quindi adesso vedo se riesco a modificarla. Si salva.
Perfetto, così almeno avremo un po' più di cose da vedere. Vedete che intanto ho scaricato una pila, che una è rossa, quindi dovrò andare magari a caricarla, ma adesso preferisco seguire la guida. Attenzione, uccelli da guerra vicino alla nave ammirale imperiale, pirati scommetto, usa la forza letale. Ok. Quindi... Cioè, anziché i caccia si usano i falchi. Capitano Leathers. Impero colpo di tuono, ok. Che devo fare? Scontrati con le forze ostili, sì. Ma dove sono le forze ostili? Allora, adesso vedete che poi io vado in giù, andando in giù ricarico il turbo, insomma, lo chiamo così io, ma... Allora, vediamo un po' dove sono. Ricorda, segui i bersagli meno in avanti rispetto alla loro traiettoria, fai ruotare la pace per evitare il fuoco nemico. Sì, ma il problema è che non vedo nessuno. Sono di là. Ah sì, mi stanno sparando. Stiamo perdendo le piume! Cioè, poi vanno giù infuocati proprio. Allora, vedete che ci indica anche dove mirare, un po' come tutti i simulatori. Ma che incursione, puntano all'ammirale di sua maestà inconcepibile, intercetta e protegge l'imperatrice. Bene, andiamo. The Empress. Ma mi dite dov'è? Perché io non so dove andare. L'ammiraglia dov'è? Lì? Sì, è lì. Mansar Questor, lettrice Armand. Va bene, allora, adesso. L'unica cosa che non so è che lo sviluppatore è un nome italiano, ma non so se effettivamente è italiano. Spero, qualora lo sia, che mi faccia sapere, insomma, mi scriva. Allora, adesso abbiamo una nave grossa che ci sta sfidando, quindi adesso prendo un po' di turbo. Ahia, ci hanno colpito, ci stanno abbattendo. Devo essere un po' sgamato. Ok. Che battaglia, mamma mia. Allora, devo dire, è divertente, eh? Indubbiamente, graficamente a me piace molto questo tipo di grafica. Hanno buttato giù l'imperatrice. Sì, ma è andata. Sì, doveva morire, insomma. Per tutti nella morte non ha significato, adesso possiamo rinascere dalle profondità o come ricordi in frammenti del nostro io fratturato. Ma abbiamo paura dell'altro, di quello che resta legato a noi. Tu devi diventare l'altro, rivivere le vite di chi si è perduto. Bene. Abbiamo superato il prologo. Prologo. Per scoprire la verità dobbiamo iniziare dal principio, avere ambizione nel cuore. Il primo battito del cuore può avere migliaia di conseguenze. Da quello che io ricordo, si dovrebbe poter anche potenziare il falco. Quindi, insomma, ci saranno varie cose. Ovvio, non aspettatevi un sandbox, non aspettatevi un gioco di ruolo. È un'avventura, azione, è un gioco d'azione dove si segue la storia. Principalmente è tutto guidato da una storia. Perché in fasi più avanzate potrebbe diventare un pochino ripetitivo, quindi si va avanti per la storia, perché poi quando si inizierà a combattere, trasportare oggetti, andare da punto A a punto B, potrebbe diventare magari un pochino più noioso, ma ovviamente non esiste un gioco che non sia minimo noioso, insomma, voglio dire che alla fine è la storia. Alla fine qua abbiamo il capitolo, il prologo, qua abbiamo il capitolo 1. Qua abbiamo anteprima del capitolo. Allora, intanto vediamo qua, non ci dice. Abbiamo missioni secondarie limitate, nessun territorio ostile, nemici pirati, pirati, nemici principali pirati, scusate, livello raccomandato 0,8. Mentre qua abbiamo dal 4 al 10 e dall'8 al 14. Dall'8 al 16, qua sono tutti i capitoli, poi diventano bloccati, insomma, quindi dobbiamo salire un pochino di livello prima di arrivare lì. Vi faccio vedere giusto l'inizio adesso. Vedete che qua abbiamo falconiere o mercenario. Ci sono varie caratteristiche diverse. E in uno ha più agilità, più velocità, l'altro invece ha più PS, più il range.
No, io faccio questo, mi piace di più. E vi faccio vedere giusto l'inizio del capitolo, così in modo che ci facciamo un'idea. Le case imperiali governano l'Ursi, l'ordine dei Mansa fa ricerca, controlla e detiene la tecnologia. E la gente comune, beh, si dedica al lavoro, alla pesca, al commercio e infine soffre a causa dello squilibrio tra l'impero e l'ordine dei Mansa. Pochi altri, oltre la gente di Dunkel, si rendono conto di ciò. Non sono altro che una particella dell'Ursi e un barlume di luce nelle lotte titaniche delle grandi case. Questa parte dell'Ursi è stata infestata da pirati e criminali che trovano una casa accogliente abbastanza lontana dalla legge imperiale in cui possono fare ciò che vogliono. Ah, ok, abbiamo un'altra missione e un'altra missione ancora. Sono qui si elenca chi vale la pena conoscere. Il commerciante, qua possiamo andare a comprare prodotti. Non ho molti prodotti stranieri da dare un'occhiata, oppure le missioni appunto da accettare. Requisiti mancanti, ho un nido di giovani uccelli da guerra, molto da dimostrare di saper volare, completa la gara, Dunkel in 30 secondi te ne vende uno. Ok, carina anche questa cosa che comunque ci sono delle quest che partono solo in determinate cose. Mentre qua invece andiamo a vedere delle missioni, che sono questa la campagna principale, oppure qua abbiamo una missione secondaria, che è quella di familiarizzare con i possedimenti, volere un'altra ampia perlustrazione, ambienti... No, voglio vedere questo. No, direi che magari... No, vediamo un attimo. No, ma tra l'altro no, posso fare solo questa. Questa... Ah, qua vende altre cose, incarichi. Ah no, ok, questa è solo l'introduzione, questo è l'inizio e questi sono degli incarichi secondari. No, faccio questo, voglio vedere che cosa succede qua, giusto per l'inizio. Bellissima la mappa. Parliamoci chiaramente, Dunkel è allo stremo. Per anni i pirati hanno attaccato i nostri possedimenti, le case libere in competizione hanno rosicchiato tutto. Questi forti imperiali sono stati indeboliti e depredati. Ok, legneria di Monte Rucola. Va bene. Il cerchio di Pasqua si trova al confine delle terre selvagge. Fa attenzione. La concessione dell'ordine di Mansa rende Madwin il nostro unico possedimento redditizio. È la linfa vitale di Dunkel. Molto ambito e va bene. Croce direzionale, attacca al bersaglio. Ok. Sì, perché... Allora, scusate, ok, abbiamo la mappa. Perché dobbiamo poter gestire anche altre persone, comunque. Capire cosa posso fare qua, ma... Credo niente, nulla qua. Dobbiamo andare di là, andiamo di là. Mi piace vorticare così, opa. Poi mi faccio il tuffo, vumf. È veramente interessante come... Oh, vedete, adesso ho scaricato il turbo, perché non ho più il turbo, lo chiamo così, lo sprint, insomma, la velocità, la corsa. Sì, infatti non siamo da soli e dovrei poter, con le frecce direzionali, dare gli ordini di attaccare con la mia flotta. B, inseguimento del bersaglio. Ok, eccolo lì. Tra l'altro io adesso dicevo non ho più lo sprint, quindi devo prendere un po' di velocità, quindi andare in picchiata. Questo è... Adesso mi butto giù e vedete che si ricarica. Ok, ole. Che mi è comodo perché anche per fare manovre evasive. Buttato via. Ok, nuovo obiettivo, andiamo avanti, acceleriamo. Adesso poi mi butto giù così riprendiamo ancora un po' di... Ma è bello perché la planata veramente adesso io non sto premendo niente, sta planando. Poi io non voglio dire che questo sia il mio gioco perché il mondo è bello perché è vario, ci sono tanti giochi, c'è chi non piace uno, piace un altro, chi piace magari uno che io non giocherei mai, insomma io faccio quello che comunque mi ispira, le nuove uscite, insomma poi... Sono sicuro che questo sarà un gioco, appunto, secondo me,
l'ideale per chi ama magari gli action, chi ha la passione del volo, le mount volanti, il fatto dei combattimenti aerei e di un'ambientazione di questo tipo, questo senza ombra di dubbio. Monte Rucola, panorama qui, ok, che succede? Le linee di Monte Rucola, ok. Perché poi ci sono anche un sacco di cose da sbloccare. Che devo fare qua? Vai alla tappa di là. Ma qua non c'è niente che possiamo raccogliere, fermarci, comprare, niente. Quindi si va di là adesso. Va bene. Accelero. Sì, scusi signor Falco. Che poi qua abbiamo vola a casa, modalità foto, la mappa del mondo. Vi faccio vedere anche questa. È interessante. Interessante perché bellissimo, ci sono le fauci sono belle, ho andato a vederlo, è praticamente una sorta di il mare che scende in profondità e va sottoterra, insomma, quindi c'è anche un bel background, una storia raccontata, insomma, che poi... Questo è secondo me l'emblema dell'indie, sviluppato da una sola persona e non si direbbe onestamente perché è fatto veramente molto bene graficamente. Questo era The Falconer, spero di avervi fatto cosa gradita a portarvelo, insomma poi ovviamente il prezzo non è basso, 29, scontato 23 adesso con i saldi. Non è un gioco per tutti, è fatto indubbiamente bene, deve piacervi questo discorso dello shooter volante, se siete appassionati di volo, appunto, di mount, di steampunk se vogliamo, anche di elementi magici, insomma di cose da fare, di missioni. È un gioco che comunque porterà via, adesso io non lo so, non è uno di quei classici giochi finiti in due ore, però insomma non ve ne porterà via 60, voglio dire. Quindi ragazzi, questo era The Falconer, attendo il vostro parere, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi ci sentiamo al prossimo video gameplay, alla prossima e ciao ciao!